Bene ragazzi, buongiorno a tutti. Vediamo un attimino semplicemente alcune frasi adesso in questa backing track rock che ho creato apposta e sempre cliccando qui potete andare sul sito, scaricare la base, analizzarla e utilizzare le frasi che andremo a vedere di ripasso. Vediamo un attimino che cosa stiamo per affrontare. Ok, vediamo. Molto bene, allora diciamo che come puoi vedere non ho utilizzato chiaramente solo la scala pentatonica. Vediamo un attimino in cosa consiste, diciamo un po', la creazione di queste frasi senza pensare troppo allo spostamento lungo il manico, perlomeno come siamo obbligati a ragionare. Vediamo alcune frasi e come possiamo pensare di tirarle fuori. Ok, che cosa sono andato a utilizzare? La base che sta andando, che va, è chiaramente nella tonalità di Do maggiore, no? Ma diciamo che i modi, come li abbiamo sempre pensati, vanno sulla scala appunto di Do, ma io sono partito da qualsiasi nota del manico, senza troppo pensare alla scala in termini di come la sto utilizzando, nel senso Do maggiore da qui, Do maggiore da qui. Dobbiamo arrivare, riuscire a pensarla in termini di la scala la utilizzo in base a dove ho gli accordi. Nel senso, se ho l'accordo di La, che è questo, come questo, come questo, come questo, come questo, nel momento in cui ho l'accordo che ha questa sonorità, allora io devo essere in grado di usare ad esempio il solfeggio. Che cosa si intende per arpeggio? Sono tre note, ad esempio, fondamentali, che danno la sonorità all'accordo stesso, per cui tre note, prima, terza, quinta. E su questo non c'è dubbio. Come ad esempio, un dialogo formato da queste tre note, cioè. Sul Re. La. Cioè, ho in testa una posizione relativa e utile a primo, quarto, quinto, quarto, primo. Cioè, in base alla posizione che ho del manico, cerco di dare frutto a un fraseggio. Per cui, una cosa molto semplice che ho fatto inizialmente è, sono in questa posizione con la mano, come ho fatto vedere nelle lezioni di ripasso precedenti, frase. Come dire, sembra un pirla, però è assimilare questa cosa qua. Per
Per cui se lo faccio. Alla stessa sonorità della stessa scala spostata in un altro settore. Il pattern ha una forma leggermente diversa, ma il senso della frase deve essere similare. Quindi qui abbiamo legato fondamentalmente il pattern con dei licks similari. E qui abbiamo utilizzato la pentatonica, cosa ben diversa nel momento in cui io vado a spostarmi in questo modo su quello che è pattern scala minore eolia, pattern locria, pattern ionico, pattern dorico. Ma non vado a suonare le scale unite, penso e cerco di creare una melodia. E questo è fondamentale. Per cui, adesso faccio risentire ad esempio una frase. Cos'è che ho fatto? Chiaramente sono stato nel settore scala modello ionico, modello dorico, ma penso alla melodia e utilizzo chiaramente queste parti. Ma non è che credo di suonare la scala, penso a dei fraseggi che ho assimilato nel corso del tempo. Mi risposto qua. Semplice, per cui anche basilare. Vedete? Semplicissimo rispetto a come l'ho suonato io inizialmente, ma deve essere ben chiaro come tirare il bending, avere una melodia in testa e riuscire a ricrearla. Per cui, come la prima frase, queste sono alcune frasi che secondo me possono essere interessanti, ma sono triadi, fraseggi, come vedi io a una certa velocità utilizzo legati, modalità di espressione diversa. Contattami per le lezioni, scarica tutte le parti delle scale sul blog, clicca sempre qui e tra qualche giorno. Ciao ragazzi!